One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il film di questa puntata esce proprio il 12 giugno del 1981 e segna la nascita di una figura cinematografica mitologica la cui fama arriva fino ai giorni nostri, quella di Indiana Jones. In realtà il nome Indiana era quello del cane di George Lucas. La figura di Indiana Jones, nata da alcuni racconti abbozzati dal regista e produttore Lucas insieme al collega Philip Kaufman, rimane in un cassetto per qualche anno a causa degli impegni di entrambi. Fino a quando, un giorno, durante una vacanza a Maui per riprendersi dall'enorme impatto causato dal successo di Guerre Stellari, il suo amico Steven Spielberg, anche lui reduce da grandi successi come Lo Squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo, confida a Lucas di voler realizzare un film alla maniera di James Bond. E qui George convince l'amico a sviluppare la sua idea di qualche anno prima, magari attraverso una saga, esattamente come succede con il film di James Bond. Ed ecco che prende corpo la figura dell'archeologo avventuriero sviluppata dallo stesso Spielberg insieme a Lawrence Kasdan, nella quale dovevano convergere i tratti dell'eroe americano del cinema hollywoodiano degli anni d'oro, come Gary Cooper o Errol Flynn, ma anche quello dell'antieroe o dell'uomo comune. Dopo essersi rivolte a Tom Selleck, il quale rifiuta la parte per via di un contratto in esclusiva per la realizzazione del telefilm Magnum P.I., i due registi e sceneggiatori hanno trovato l'interprete ideale in Harrison Ford. E con la collaborazione attiva dello stesso attore, sono riusciti a creare una delle pellicole di maggior successo del decennio, nonché una delle opere di intrattenimento più efficaci della storia del cinema. Il film è I Predatori dell'Arca Perduta, e la Biblioteca del Congresso americano lo ha inserito tra i titoli che meglio esprimono la cultura americana. In questo film c'è un'abile e sapiente miscela, costituita da riferimenti al cinema degli anni 30, un pizzico di gusto per l'horror che tanto andava di moda negli anni 80, azione, misurata ironia e passione per scenari lontanissimi. Infatti Indiana Jones è un professore di archeologia, stimatissimo intellettuale, che dopo una pericolosa missione in Perù torna all'Università di Princeton, dove viene avvicinato da due agenti dei servizi segreti, intenzionati a coinvolgerlo in un'altra delicatissima missione. Questa volta in ballo c'è il recupero di un oggetto denominato Arca dell'Alleanza, che contiene i resti delle tavole che Dio avrebbe donato a Israele attraverso Mosè. L'obiettivo è evitare che questi frammenti finiscano nelle mani dei nazisti, che ne farebbero un uso improprio. Qui abbiamo delle informazioni, ma non riusciamo ad interpretarle. Forse lei è in grado di farlo. Tanis, sviluppi promettenti. Acquistare amuleto, asta di Ra. I nazisti hanno scoperto Tanis. Che cosa significa per lei Tanis? La città in cui probabilmente è sepolta l'Arca Perduta. L'Arca Perduta? L'Arca dell'Alleanza, il forziere in cui gli ebrei trasportavano i 10 comandamenti. Indiana Jones parte alla ricerca di un medaglione, considerato un utile indizio per riuscire a capire l'esatta ubicazione di questi resti archeologici. Il viaggio lo porta dal Nepal all'Egitto. Ovviamente non si tratterà di una passeggiata di salute, ma ogni tappa contiene molte insidie. Ci saranno inseguimenti, situazioni al limite e nemici intenzionati a impedirgli di raggiungere il suo obiettivo. Per fortuna il professore non è solo. Nel cammino ha incrociato una sua ex fiamma e ha anche un valido aiutante che gli permette di sopperire a tutte le difficoltà di questo vorticoso viaggio al cardiopalma. La pellicola ha vinto 4 Oscar e, come è detto, è considerata una delle maggiori opere di intrattenimento del cinema moderno. Ha dato via a 4 sequel sviluppatisi nell'arco di questi ultimi decenni. A fronte di un budget di 18 milioni di dollari, la pellicola nei soli Stati Uniti ha incassato oltre 209 milioni di dollari. E stiamo parlando del 1982. E altro fatto da sottolineare, ha ottenuto il plauso pressoché unanime della critica dell'epoca. Insomma, stiamo davvero parlando di uno dei grandi colpi nella carriera del regista Steven Spielberg. I Predatori dell'Arca Perduta è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 2 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché ci sono scene
entrate nella storia del cinema. Buona visione!